autunno ho passato diversi giorni in campagna e mi sono goduta il leggere libri, il guardare la natura, dall'osservare il cambiare delle foglie, il movimento del vento attorno ai rami e anche a questi splendidi funghi. Oggi si è manifestata una splendida giornata di sole per andare a cavallo e siamo al Lido delle Nazioni. Siamo a novembre, però inizio novembre, c'è una bellissima giornata, lì abbiamo il Lago delle Nazioni, poi andremo verso il mare e qui invece ci sono i cavalli sellati per noi. E qui c'è una Kate estremamente entusiasta, felice e gasata per tutto ciò, come sempre. Vedete che questo è un po' il mondo dove mi rilassa, mi piace tanto. Quindi secondo me loro sono pronti per noi. Hello! Ma che belli! Un puledrino qua nel loro paddock, qua fuori, cavalli della Camarca. E qua c'è Don Ciccio. Allora, le clip precedenti sono di una piccola giornata al mare a passeggio coi cavalli, quindi siamo andati nel maneggio a Spiaggia Romea, molto 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 carino, ed è stata una giornata un po' alternativa, ma sapete che a me piace andare a cavallo e queste sono state ben 2 ore di passeggiata con un po', con tanto trotto, quindi ho finalmente imparato per benino a fare il trotto e c'è stato uno slancio, un quasi galoppo, ma quello ancora è un pochino presto perché eravamo in gruppo, però molto 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 bene. E niente, adesso domenica devo un attimino riguardare in serra cos'è rimasto e in realtà la rupola sta andando bene. Allora, per chi mi conosce già da un po' lo sa che per me il vero lusso e la vera ricchezza sta nella campagna, in prodotti dall'orto naturali, chilometro zero il più possibile, dove tutto è a livello sostenibile. Quindi per me questo stile di vita più lento, ciclico, con la qualità sopra la quantità, per me questo è un po' il mio capolinea di ricchezza, lusso. Lo sapete, ve ne parlo e ve ne porto anche nei business mistici proprio questo discorso. E perché è nuovo, lo scopri adesso, ma vi faccio vedere un pochino. Vediamo se riesco a mettervi in una posizione in cui si veda. Allora, vediamo. Provo a mettere... Madonna, quante ragnatine! Provo a mettere un pochino. Così andiamo proprio a vedere un po' di raccolta. E io sono anche abbastanza... Raccolgo una fogliolina alla volta, quindi vado proprio piano. Ok, c'è questo look, vediamo se un po' si vede, di questa giacca, che devo dire che mi piace un botto, per il fatto che finalmente è una di quelle giacche senza i bottoni, che non amo per nulla, questa non ce l'ha, e mi piace molto come sta, è anche foderata dentro, quindi tanta roba. E mi piace un po' questo look mezzo country chic, mezzo no, c'è sempre con me questa metà e metà. Allora, nuova giornata, oggi è martedì e mi sono svegliata, ci siamo svegliati tutti in realtà, con questa nebbia. E devo dire che sono stata talmente agra di questa estate che per la prima volta in 33 anni apprezzo la nebbia, sto apprezzando il valore, vabbè, sempre fotogenica, questo l'ho sempre un po' detto, però non l'ho mai proprio sopportata, invece adesso sì, quindi vuol dire che proprio questa estate per me è stata delirante. Giornata di oggi mi sto dirigendo verso il centro, questo perché è giornata di co-working, oggi andiamo a fare un po' questa cosa, stiamo cercando di metterlo un po' come obiettivo, io e questa mia amica, di una volta a settimana facciamo mezza giornata lì, perché è molto utile per un attimino bilanciare il lavoro da casa con un attimino fare uno stacco, in questo modo un po' diverso. So, I'll take you with me. Quindi primissima cosa però richiede
prima di fare co-working e fare colazione. Il momento di pausa c'è pieno adesso, guarda, siamo qua in... stiamo tentando. Situazione calendari e box è in corso, in preparazione, potete vedere un po' qua com'è e poi la settimana prossima partiranno. E anche se le giornate si accorciano, però non rende troppo per il telefono, ma abbiamo dei cieli, qui sì che rende un po' meglio, meravigliosi. Ci troviamo adesso a fare una veloce tappa da Nonno Andrea in provincia di Treviso, che è un posticino davvero delizioso e che si sta espandendo sempre di più, ma alla base ha proprio la campagna in sé, quindi anche questo straconsiglio. Qui è dentro ed è sempre bellissimo, ha proprio l'atmosfera di Daylesford perché è proprio quella. Posso dire che finalmente hanno fatto un po' la parte con gli orsacchiotti, sono arrivati anche qui. Il pigiama invece è molto molto carino ed è l'unica cosa che non pizzica, che è morbidissimo e leggero, col pantalone a gamba larga, e l'orsetto mi ricorda sempre Paddington, che ho scoperto poi è stato ideato dai genitori di Jeremy Clarkson. Cioè, non lo sapevo sta cosa, l'ho vista l'altro giorno. Allora, la scatola è ancora la cosa più bella. E poi questo è molto bello, ma anche questo che mi fa molto Burning Man, mi piace. Due informazioni che vi saluto qua dalla bici, è perché è bella questa casa qua dietro e dalla certosa proprio di fronte. E niente, finiamo questo vlog in questa maniera così perché c'è freschino, vi dicevo, abbastanza, e io ancora mi vesto un po' da primavera. Io non sono in grado di vestirmi comunque per le stagioni, per me c'è il sole, per me c'è ancora caldo. E niente, quindi oggi vi beccate un vlog del genere e noi ci vediamo al prossimo. Fatemi sapere anche se vi piacciono queste modalità di vlog, ma allo stesso tempo ve li porterò lo stesso perché piacciono a me. E niente, ci vediamo prossima domenica, prossima settimana, prossimo video.